Rudy, lui è lui. E lei Sofì. E insieme siamo in me contro te. E oggi siamo nel negozio di giocattoli, di giochi preziosi, insieme ai nostri amici. Siamo arrivati, no? Siamo arrivati con il carrello, sì, dobbiamo fare spesa. Ciao ragazzi, saranno giornate bellissime. Sarà fantastico perché non ci troviamo in un negozio di giocattoli qualunque, ma siamo nel primo negozio giocheria di giochi preziosi, il più bello di tutta Italia. Al suo interno, infatti, oltre che giocattoli, ci sono un sacco di attività che si possono fare super divertenti e che non vediamo l'ora di fare. E oggi ci sfideremo maschi contro femmine a chi riuscirà a prendere più giocattoli, portarli alla cassa senza farli cadere, per vincere il suo contenuto. Beh ragazzi, inutile dirvelo, ma vinceremo noi. Prenderemo un sacco di giocattoli e vinceremo la sfida. Noi saremo i vincitori. Infatti abbiamo le braccia più lunghe e quindi potremo portare più giocattoli alla cassa. Noi siamo le più intelligenti. In questa sfida avere le braccia lunghe non servirà a niente. Ciò che conterà sarà qui dentro. Oh sì sì, l'intelligenza, l'intelligenza. Sono una ragazza intelligente. Ma cosa ragazzi, vinceremo noi sicuramente. Sì, certo, lo dico forte. Certo, certo. No, ma quello è il nostro carrello. No, aspetta. Mi sa che qualcuno qui ne ha avvantaggiato. Vai Lili. Ragazzi, ci hanno fregato il carrello da sotto il naso. Possiamo stare un po' più attenti, altrimenti abbiamo già perso questa sfida. Secondo te quanti giocattoli possono essere? Ragazzi, mentre voi cincischiate qui, ho trovato un altro carrello. Siamo pronti per la sfida? Sì, sì. Giochiamo ad armi pari allora. Ragazze, potete tornare un attimo qui per favore? Un attimo. E vado a Arrivato, pesante. Okay. Che naso. Ma come che naso? Togli questo binocolo. Ok, siamo pronti per la sfida. Ci siete, carciofine, ragazze? Sì, guarda, abbiamo già preso qualcosa che si muove. Saluto alle trote. Yeah, mi, mi, mi. Siamo in via la sfida. Ok, ragazze, ci siamo. Dobbiamo salire su, perché so che oltre che esserci un bellissimo reparto con tutti i giochi me contro te, ci sono anche le bambole. Ok, dai, andiamo. Oh, ragazze, e come facciamo? Venite. Proviamo così. No, lasciamolo qua. Wow, eccoci arrivati. Wow, ma qui è incredibile, è pieno di giocattoli. Fantastico, wow. Bello, stupendo. Sì, ma che cavolo è? Sì, è un'amica, l'ho incontrata prima di sotto e mi ha detto che voleva farci compagnia. Allora ho detto, sì, vieni, tanto noi stiamo facendo. E allora poi è arrivato il suo amico che ha detto, no, ma per favore, puoi togliere questi? Ma dove li hai trovati? Ma erano di su. Vabbè, ciao ragazzi, è stato un piacere, arrivederci. No. Oh, ok, au. Salvati al volo. Non possiamo buttare nessun giocattolo a terra, perché se cadono dei giocattoli a terra abbiamo perso la sfida. Dobbiamo stare attenti e cercare di trasportare più cose possibili. Certo, certo, hai ragione lui. E questi mi sa che ormai che li hai presi li dovremmo portare con noi. Sì, e poi che bello, porteremo con noi i nostri amici. Ma sì, non sono i nostri amici. Sì, vabbè, lo sono diventati. Romeo, questi tienili tu, potrebbero essere pericolosi in mano a Mumu. Ma qua siamo in paradiso. Romeo mi sa che già ci ha lasciato. Eccoci qua. Siamo al piano di sopra. Però abbiamo dovuto lasciare giù il nostro carrello. E adesso come faremo? Abbiamo le braccia troppo piccole per prendere tutte le Barbie, tutte le bambole, tutto. Aspettate. Quanto. Aspettate. Le vostre braccia sono più piccole, ma le mie sono lunghissime, ragazze. Guardate qui. Ho un braccio lunghissimo, wow. Metteremo tutti i giochi qui. Mm-hmm. Ok, ci sì. State? E allora diamo il via. Wow. Ma siamo nel paese dei balocchi. Mi sento male. Un po' di aria. Dobbiamo sbrigarci, ragazze. Il timer sta facendo tic tac tic tac e noi ancora non abbiamo niente. Vi ricordo che abbiamo soltanto 5 minuti per prendere tutti i giocattoli che vogliamo. Ma pochissimo, sbrighiamoci. Trucchi. Vedo trucchi. Sofì, le mani. Vai. Oh yeah. Okay. Ma quanti li stai prendendo? Lì. La cazza. Però non dobbiamo esagerare troppo, nel senso, io direi che così può bastare. Oh no, ragazze, vi ricordo che siamo soltanto nella prima parte del negozio. Aiuto. Aspetta, ce l'ho. Ce l'ho. Questo vale doppio. Questo è grande, vale doppio. Ragazze, possiamo fare così. Guarda che abbiamo creato un altro piano. Ho trovato i donut.
Sofì, ricordo che siamo soltanto alla prima aria. Dove sei, Sofì? Avete già esaurito tutto lo spazio. Sofì, dove sei? Sono qui. Ciao. Ciao Cleo. Forza, andiamo. Sofì, non stai prendendo niente. Secondo me è stata una bellissima idea prendere tutte queste cose uguali. Se cade qualcosa, vi ricordo che abbiamo perso. Aiutatemi a togliere tutto. Avete esagerato. Avete proprio esagerato. Dobbiamo prima fare un giro del negozio, poi tornare e prendere tutto ciò che avevamo visto. Non potete mica prendere tutto quello che vedete per la prima volta. Vabbè, poi vediamo cosa c'è di là. Magari ci sono altri maroni. Però qualcosa lo voglio scegliere anch'io, perché finora non ho scelto niente. Vabbè. Questa mi sa che è la direzione giusta. Sì. Dovrebbe esserci qualche gioco. Che cosa è questa cosa? Sì. È un tunnel! Ma aspetta che devo andare dentro a vedere. Ma dove stai andando? Romeo, ma cos'è? È tipo una casetta. Non lo so, però conoscendo Mumu io direi che forse è meglio che lui non vada, perché potrebbe essere molto pericoloso. Già, esci subito da lì. Ciao ragazzi, è stato bello. No, dove vai? Aspetta! Io lo sapevo che poteva essere pericoloso, ma dove vai? È finito chissà dove! Cioè, è entrato dentro quel tunnel, quella specie di buco! Si sarà fatto malissimo! Ci mancherà molto! Eh sì, anche a voi! Non lo rivedremo mai più! Lo sapevo, sicuramente! Lo sapevo. Eh sì! Ma che ci fai qui? È stato tutto così strano. Per un attimo ho visto buio. L'attimo dopo ero al piano di sotto. Avevo fatto tutto quanto lo scivolo. Lo scivolo? Sì ragazzi, è uno scivolo, è bellissimo. Dovreste provarlo anche voi, è fantastico. Dentro questo negozio c'è uno scivolo? Sì. Ma allora facciamolo subito. Sì. Ci sono io, guardate ragazzi. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Allora iniziamo. Cleo, le braccia. Super! Io direi di prendere anche il cantante. Ma se noi ci riempiamo di giochi, poi chi riempie le tue di braccia? Sentiamo. Io! Da sola! Che bello! Ma queste bambole sono bellissime! Sono così vere! C'è anche Sofì che va in moto! Wow! Che cucina! Che va in gita! Ma questo è gigante, è veramente bellissimo! Potrei giocarci tutto il giorno! E si può anche cucinare! Lili! Qualcuno qui sta aspettando! Ma io volevo giocare! Vabbè, ok! No, no, no! Siamo pronte per andare avanti! Non ci vedo! Ragazzi, non ci vedo! Vado prima io, perché io sono esperto di questa cosa. Se mi butto da qua dentro nessuno mi trova più. Vado io. Ciao ragazzi, è stato bello. Mumu sta arrivando. Aspetta. Che fai lì sopra? Mi hai fatto prendere un colpo. Certo che questo scivolo è incredibile, è stato veramente super divertente. Sì, è vero, e d'altronde io già che l'avevo fatto avevo capito com'era, quindi la seconda volta sono arrivato qua sopra. Ma in tutto questo Romeo che fine ha fatto? Devo ammettere che io ho un pochino di paura, però lo faccio per i miei amici, perché senza di me non possono vivere. Ma come hanno fatto? Poi aiuto, aia. E come dicevano i miei amici, adios, salut, ciao ciao, bye bye. Ho avuto un'idea geniale! Ma proprio che dico geniale? Genialissima! Guardate qui, cos'è questo? Cos'è questo? È un passeggino? È un passeggino carrello! Qui dentro potremo mettere tutti i giochi che vorremmo trasportare con semplicità. Il nostro passeggino si è trasformato in un carrello! Ma sei un genio, Sofì! Forse posso mettermici dentro anch'io? Mi potete trasportare? Già poco fa avevamo delle difficoltà col carrello, quel passeggino è microscopico, ecco. Ok. E allora mettiamoci altri giochi. Esatto. Questo cucciolo di bebè che aspetta soltanto noi, soltanto delle mamme che si prendono cura di lui. Certo che ti prendiamo. Vieni qua. E adesso ci vuole un biberon e poi ci vorrà una culletta e tutti i suoi vestitini. Ci vuole tutto, fratellino. Pesano questi giochi. Cleo, ma abbi pazienza, dobbiamo ancora scegliere qualcos'altro. Sono diventata mamma da un giorno e mi devo già prendere cura del mio piccolino. Sì. Vi ricordo che il tempo sta per scadere. Hai ragione. Spieghiamoci, ok. Vedete qualcosa per prendersi cura di questo cucciolo? Un fratellino. Un fratellino, okay. Secondo me gli serve. Ma qui c'è tutto il necessario. Hai ragione. Forse è meglio prendere questa scatola direttamente. Ci arriviamo. Oh no, è pesantissimo. Oh. Beh, la situazione è che sta sfuggendo di mano. Queste scatole
guarda le sono giganti. Lo appoggerò sul mio carrello. Ma no, è il tuo carrello. No. Secondo te scenderà mai? L'ha capito che dobbiamo fare lo scivolo? Non lo so. Ecco, stavamo parlando appunto di te. Quando uno finisce di fare lo scivolo, poi si deve tipo togliere. Ma tu che ci fai lassù? L'ho detto già prima a Luigi, siccome io l'ho già fatto, alla fine, alla seconda, sono arrivato qua sopra. Cos'è questa specie di suono? Tipo una sveglia, un tintinnio? Sì, lo sento anch'io. Lo sentite? Sì. Ma forse è il mio telefono. Un timer. 20 secondi. 19, 18. Luigi! Il timer della sfida! Abbiamo sinceramente 15 secondi per prendere tutti i giocattoli che possiamo andare alla cassa. Correte! Che dolore! Arrivo! Ok ragazzi, ho preso le ultime cose. Adesso possiamo andare alla cassa. Corriamo, il tempo sta per finire. Sì, un attimo. Cos'è che non avete capito di corriamo? Tuffy, il tuo carrello. Il carrellino, come farò a prenderlo? Con un piede. Okay. Con un piede. Con un piede. Con un piede. Sì. Ecco, chi ha fatto cadere un gioco? No. Questi ragazzi non devono saperlo. Ma Cleo, vuoi stare un po' attenta? I ragazzi non devono sapere nulla di tutto ciò. Devono essere all'oscuro. Andiamo. Ce l'ho fatta. L'ha presi tutti. La cassa è vicinissima. Andiamo. Vinceremo noi. Sì. Oh no. Vivi, ti aiuto io. Dammi questo. Ok, perfetto. Secondo me avremo vinto sicuramente. Guardate quanti giochi abbiamo. Grazie. Ho un'idea. Il carrellino magico fa parte dei giochi. Hai ragione. Mettiamolo qui. E allora vinceremo sicuramente, ne sono certa. Guarda che montagna. Non so come faremo a portarci tutte queste cose a casa, ma vabbè, non importa. Ci siamo, arriviamo. Arrivano i ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. E mancava pochissimo che perdessimo la sfida. Non so come dirvelo, ma mi sa che l'avete persa comunque. Vi presentate qui alla cassa con soltanto un pacco a testa? Sì, ecco perché abbiamo avuto un piccolissimo imprevisto. E grazie qua alla nostra amica Mumu ci siamo come dimenticati della sfida. Chi dimentica la sfida, perde la sfida. Il classico detto. Sapete che c'è? Abbiamo vinto noi! Guardate qui! Non ci crederete, ma... Noi abbiamo preso di tutto. Devo dire che non ci eravamo accorti che ci fosse anche il Super Pasqualone. Quindi se per favore ce lo prestate, ecco, lo aggiungiamo. Perché il Super Pasqualone teme contro te va assolutamente aggiunto. Quindi lo metterei qui. E adesso mi sa che abbiamo proprio tutto l'equipaggiamento per vivere pomeriggi divertentissimi per giocare insieme. Dobbiamo ammettere che le ragazze sono state molto più brave. Complimenti. Sì, bravo. Siamo veramente felicissime di aver vinto questa sfida. E noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao.